Ferino Lick. Ferino Lick, questo è il dilemma. Secondo me Lick è stata forte prima, la vorrei riprovare. Onesto. Onesta la base Murloc. Stando all'1, visto che ci sta 1, 4, 2, 3, ci può stare sta cosa. Ci può stare. Ci vorrebbe un altro 1, 4, sarebbe il top assoluto, ovviamente, trovare doppio 1, 4, fare coin coin e prendere 2, 3. Dai, che Murloc è podio easy. Sì, è Murloc che è forte forte. Però ovviamente poi la base. Cioè, abbiamo la base, ma poi per andare a fare la build ce ne vuole ancora, eh. Anche l'1-3 è buono qua. Ma facciamo HP. Cioè, è buono, nel senso. Mi toglie vita, quindi mi toglie monete. Però effettivamente sono stats. Se no si prende solo l'1-1. Boh, proviamo a prendere lui. Non so quanto sia antisinergico con l'eroe. Sono nuovo delle live e ti seguo da una vita su YouTube fino a che ora streami. Streamiamo circa fino alle 2 e un quarto di solito. Quindi un'altra oretta ci sta tutta. Guarda che Brian è tornato in standard. Non ti attira la cosa. Ho visto un tweet. Tipo c'era Bran dorato. Ed era un 2-4. La cosa mi ha triggerato tantissimo. Ho guardato lì il tweet, giocavano con le carte dorate. Questo fa Bran dorato ed era un 2-4, non un 4-8. Mi ha triggerato infinito. Bran dorato è un 4-8. Però ci sai fare. Punito per aver preso un 3 qua. Però effettivamente il Murloc è meglio. Cioè, se no prendo doppio 1-1, però. Sì, alla fine è punito. Allora prendo l'1-1. Dovevo fidarmi dell'istinto. Vabbè, lo venderemo sto pezzo, dai. Sarebbe dovuto essere un 1, era più stats. Però effettivamente, se non fosse uscito l'1-4, l'1-3 ci dava la possibilità di comprare i demoni. Turno oggi ti ho visto al server, sei troppo più avanti degli altri. Cos'hai visto? Hai visto la replica su YouTube, Christian? Quella della vicenda Is? Delle reclute fresche fresche per te. Questo è buono. Questo è solido. Sto prendendo troppo spesso sto schifo di Harvest, però. Mi sembra di prendere Harvest tutte le partite, poi si vede come vanno a finire. Però, cosa devo prendere qua? L'1-3 e l'1-2 sono impiccabili. Il Murloc 2-3 è buono, level up è troppo greedy, visto che il 2-3 è una coppia. Sì, sto Harvest Golem porta una sfiga allucinante. Ogni volta che lo prendiamo è un ottavo posto, o simile. È un meno 50 MMR minimo garantito. Speriamo non succeda anche sto game. Sì, ragazzi, sto Harvest è terribile. Cioè, vinciamo adesso solo perché l'oppo ne ha due di Harvest. È messo peggio di noi. È gara a chi fa più schifo. A chi prende più Harvest. Sto anche tardando male per nostra fortuna. Piramatta è forte, specialmente quei demoni, fai quello lì che pompa le vite, è devastante, però non mi è ancora capitato. Gran bel lavoro. Questo è assolutamente Tieni molto la pressione. forte. Missato la tripla. Dannazione. Va bene, faccio il gioco comunque questo che pompa i Murloc, prendo la nostra coin. Penso che adesso siamo ovviamente verso una solida Murloc build e direi di lasciare al 4, ma anche al 5. In teoria bisognerebbe prendere Bran e il Murloccone, oppure il Murloc con veleno, qualcosa del genere. Vediamo come riusciamo a incastrare il triple. Non avrei mai pensato di sentire la frase Piramatta è forte. L'hanno reworkato a tal punto che ora è un eroe totalmente diverso. Cioè, l'HP costa 0 anziché 1 e non solo, ma puoi anche scegliere su dove farlo e non solo, ma se non lo fai si pompa, quindi. Cioè, l'hanno buffato infinito, ora è forte. Beh, scegli un pezzo, gli dai più 6 vite a. Stai per 3 turni senza fare HP. Scegli un pezzo, gli fai 6 vite a turno. Cioè. Immaginate fare sta cosa sul demone che le vite le sposta. E GG. Sono 5 danni.
Oh. La battaglia infuria là fuori. Via questo, anche se sono tentato di vendere Harvest. Oh, cazzo, ho sbagliato, non devo venderlo, vabbè. Sono un po' lacchione. Stavo a usare la coin. Bran. Beh, questo è buono. Questa è roba forte, come si diceva ai tempi. E facciamo così, stiamo fermi sto turno. Probabili schiaffi, ma poi dopo ci dovremo divertire un po'. Si spera. Questa credo sia la prima build che sembra decente di stasera, ragazzi. Sembra però, sembra. Potrei tranquillamente non trovare più nessun Murloc da questo momento in poi e di conseguenza finire male. Però diciamo che qualsiasi Murloc con Battlecry ora è letteralmente devastante. E di conseguenza, dai, le aspettative sono positive. Mi becco 15 danni ora, dai 10 ai 13. Poteva andare peggio, insomma. A quanto pare quel più più va di moda, ragazzi. Quel più più che spara va di moda, lo sto vedendo ovunque. No, spara Harvest, prenditi un colpo almeno, fai qualcosa. Vedete che schifo che fa Harvest, alla fine si è solamente schiantato su un pezzo senza fare nulla. Beh, non posso più fare capisci una volta sotto il capo, abbiamo queste due coin. C'è il 2-3 ma non ho Argus, quindi non si piglia, si rolla. Altro Harvest, non vogliamo assolutamente vederlo. Mi piace il tuo modo di pensare. Oh, questo è forte, cavolo, questo è buono. L'ultimo roll. Lui. Si piglia. Tra l'altro vi dirò, probabilmente si vende anche. Oh no, è close. Allora, se lo vendo... Allora, il discorso è se vogliamo pensare di livellare turno dopo. Cioè, se pensiamo di livellare turno dopo, questo è... Cioè, se adesso io lo vendo, mi si tripla questo, devo prendere un componente e stiamo fermo. No, a capire ragazzi non si fa mai. La domanda è se vendere il 2-5, ma probabilmente non ci sta a venderlo adesso. Dai, speriamo di non perdere danni sto fight, che siamo già bassi. Non andare sotto il cap non sarebbe male. Ok, cavolo, questo doveva spostare. Vabbè, abbiamo vinto, easy. Vabbè, che avevamo con le percentuali che c'erano. Non c'erano assolutamente dubbi. Storia ragazzi, che forza in Aga, com'è? Sembra un po' pacco, onestamente. Visto che i Naga sono pacco. Magari forse se li hanno buffati sono un po' migliorati. I tuoi servitori hanno davvero dato tutto. Merda, il peggiore di tutti. Il peggiore di tutti. Questo è for free. Essi sono amici, non ci... No, questo è tanta roba questo. Sento conchiglie, cingono le chiglie. Meglio assoldare un... robot c'è, quindi l'amalgama non è male. Questo anche non è male, però veramente vogliamo comprare il 4-6? Comprare il 4-6 vuol dire che non andiamo full Murloc, però non è malvagio dare scudo a questo. Quindi in realtà è peccabilissima la scala brillante. Sarebbe tipo fa gioco questo, poi gioco questo, vendo questo e chiudo di questo, faccio scudo qua. Vedi, probabilmente va presa. Probabilmente va presa. Quindi faccio questo qui. Ah, aspetta un secondo. Ricordati di iscriverti al canale, mettere like se ti sta piacendo il video. Aiuta l'algoritmo. Se proprio vuoi esagerare anche un commentino, però like e iscriviti va già benissimo. Salta lui. Gioco questo. Tra l'altro potrebbe saltare anche Amalgama, a dire il vero, visto che al momento non ho il pezzo che dà veleno. Diciamo che sono tutti e due molto deboli. Questa prospettiva... Prima devo trarre il muro con veleno, prendo questo. Speriamo che questo scudo ci si dovrebbe spostare. No, ma cos'è? Ma cos'è? Sta veramente facendo muro con Alex Strada. Qualcuno mi dia Murozonde, qualcuno mi dia assolutamente Murozonde. Mio Dio, Murozonde è la cosa più rotta che mi... Cioè,
Quanto è forte Murzon se lo troviamo su turno? Please. Please. Non prendo il tazzone, ragazzi, ho venduto l'amalgama. Cavolo, che super punish aveva venduto. Ma c'è muro non serve. Ma prendo questo e via il 3-6, credo. Murozon. Pacco. Murozon. Dai. Dai, maledizione. Ha senso prendere Argus? Almeno. Roll. Pacco. Ok, lui è buono. Lui è buono. Si prende. Allora, probabilmente salta questo. Non so se riesco a incastrare l'amalgama adesso, che effettivamente non era male. Non era male l'amalgama. Allora, ho questo. Potrei far saltare 4-6 questo. Giocare un altro 4-6 Voidlord. Non lo so, prendere l'altro 4-6 ho tenuto. Lui va assolutamente fatto saltare. Devo mettere lui e Voidlord. Potrei prendere l'amalgama e tenerla in mano. Non lo so quanto sia forte sta fare sta giocata. Prendi, ci sta. Non essendoci il cap non vado lì. Cerco di dare un po' di veleni. Poi il prossimo turno i 4-6 sono sicuramente più forti. Peccato che il 4-6 qua non sia morto. C'è lo scudo al Murloc davanti, ero molto più forte, cavolo. Ho sbagliato, ho gridato e l'ho pagata. Beh, ecco il morto magari. Give me the dead guy, yeah. Eccoti, come va là fuori? Pinna gonfia, prendo questo. In più. In realtà ste stats ve lo fare anche su amalgama. Però non riesco se non, o se non triple stun questo pezzo qua non ho spazio. Porca miseria. Non mi ricordo se questo era da pezzi decenti. Comunque devo fare sempre HP. C'è Murzon che è carino. Questo è carino sicuramente. Tutto carino di questo shop qua. Potrei frizzare. Potrei frizzare. Devo mettere forse prima Vodro contro il morto, abbastanza fermo. Va bene. No. Questo è buono. Questo anche. Non riesco a farne due di Poisonous. Questo qua non so a che punto era. Ma forse morto quello mi sa che non arrivava lo stesso. Comunque ha preso veleno lui, va bene. Adesso bisognerebbe triplare questo Murloc qua. Però ci sai fare. E dopo comunque non aveva nulla di interessante. Questo qua sarebbe da tenere. Sarebbe da tenere. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Bello. Finalmente. Allora, detto che ora il Void lo farei saltare, perché gioco contro il tizio più forte di tutti, che ci potrebbe dare più fastidio, insomma, un altro Murloc. Quindi andrei all-in con le stats. Facciamo questo. E lasciamo stare l'amalgama a questo punto. Faccio lui, che attiverà il 6-3. Anzi, attiverà il pinna gonfia, lui probabilmente. Oppure questo è semplicemente bait. Allora, devo fare questo e venderla. E giocare lui che da statistiche come lui mi sembra buono. Devo dire la verità. E quindi farei così. Farei questo qua che salta.
Farei questo che salterà a rollo. Potrei chiudere con una selfless. Via l'amalgama? Non mi sembra la partita in cui io riesco a fare amalgama perfetta questa qua. Non ho paura di nulla. Boh, proviamo. Ah, non ho tirato scudo, che deficiente! Che deficiente, non ho tirato scudo. No, no, non ho tirato scudo, che coglionito che sono. Ecco, non ho anche tolto l'eroe, sono morto. O forse no. È fatta. Minchia. Minchia, l'ho rischiata qua, mamma mia. Mamma mia, se morivo così quanto me lo meritavo. Mamma mia. Allora, devi saltare questa. Minchia, magari lo tripliamo. Non lo tripliamo. Per ora almeno. 6 demoni. 6 demoni. E Murlo robot. Contro i demoni. Vogliamo prendere Zap. Se ha più più, non credo di perdere più più. Onestamente, qua cercherei la tipa di questo, la tipa di questo. E stats in generale. Ghoul è un buon. Prenderei Ghoul perché è un pezzo buono per dopo. Visto che non sto facendo scudi. E 2-6. 2-6. No, lasciamo stare il rollo. E vabbè. Che lui è buono. Questo ragazzi non lo voglio triplare, voglio farlo adesso. He's good. Ulala. Warzone e il Naz l'abbiamo triplato. Dagli, Madonna che turno. Questo ti va anche con la destra ora, vero? Sì, quindi sentire ci stava a tenere forse il 6-3 e attivare un'altra volta anziché chiudere di Leroy. Bella Ruben, grazie! Come stai? Allora ragazzuoli, qua giochiamo contro questo qua che era senza scudi. Forse le selfless non sono neanche così male, forse sarebbero da prendere. Anche perché tripa di selfless contro un altro che fa Murloc, che è Alex, hanno il loro perché. Andiamo a sto punto. Potrei far saltare Bran. Sì, prende meno stats questo. Però alla fine qua non voglio far saltare Leroy. Rollerei. Come selfless. Ma sì, cioè. In teoria è da far saltare Bran. Alla fine lui attiva questo. Una volta qua. Quindi averlo dorato in realtà non è che sia stato chissà quanto game changing. Però sì, l'op non aveva cleave. Mettere una selfless qua è solida. Direi che Bran può saltare. Vendo anche sto bidone. Tripla. Ok, la tripla è interessante. Non ho paura di nulla. Credo che la tripla sia valutabile nel caso in cui non siamo contro Alex. Per aumentare le stats in campo. Bene.
Tipo, se vado contro Mac, la tripla la faccio. Se vado contro Alex, non la faccio. Nel senso che avere ovviamente tutte le stats su un unico pezzo contro uno che però non aveva i veleni effettivamente. Però aveva i Leroy. Beh, penso ci stia comunque, adesso vediamo. Sono contro quello col robot, quindi direi che si fa. Contro robot avere le stats unite è ottimo. Tra l'altro è andata anche bene che non avevano i veleni uno sopra l'altro. E no zap, devo prendere la mantide, roll. In realtà avrei io questi quattro un bei murloc velenosi. Non ho taunt, a meno che non piazzo ghoul, cosa che tra l'altro si potrebbe anche fare. E allora, il discorso di ghoul è che ovviamente toglie scudi e questo rende tutto molto bello, ma allo stesso tempo non so quanto possa essere forte se ha una buster build. Vabbè, in ogni caso non penso di prendere questo qui, cioè senza Bran tutto verino non è così forte. È più forte trovare la tipa di selfless, per dire. O zap. Ok, magari discover lo tiriamo, tanto abbiamo finito il gold. Un servitore in meno, una moneta d'oro in più. Assolda pure una di queste reclute. Potrei anche prendere Argus. Devo fare HP e vendere Ghoul, Argus su Selfless, Argus su Leroy, far morire Leroy prima di altro. Se anche sto Leroy è un po' puzzolente, però non mi fa impazzire mettere Argus. Zap, orchia, cavolo, Zap è forte. Zap per me mi aveva piazzato Zap. Mi aspetto più che altro una buster build, quindi uno zap qua che ammazza qualcosa dovrebbe essere forte. Ok, infatti zap è buono qua. Preso all'ultimo istante, cambia la partita, non ce la fa vincere. Oh, primo posto, mamma mia ragazzi, dovevamo finire a giocare Murloc per fare primo posto. Che fatica. Se ha barone ghoul ti fa suicidare Leroy, giusto? E no, perché il suo barone non raddoppia i nostri Destructor. Se noi avessimo barone, allora sì. Bella turnone in seguito alla live del Cerbero per questioni montepremi. Ovviamente sì, ragazzi. E si sta cercando di trovare una soluzione. Speriamo che questa soluzione venga trovata. Io vi terrò aggiornati. E adesso un po' di tempo per cercare la soluzione ci vuole, quindi ovviamente... Non sto a dirvi nulla fino a che non, cioè, non sono completate il dialogo. E quando il dialogo si completerà, sperando ci sia una situazione positiva, vi aggiornerò a prescindere, visto che ormai la questione è diventata grossa, vi aggiornerò a prescindere, sperando che l'aggiornamento sia positivo.